Beh, come la maggior parte delle persone, al liceo, ho scoperto la filosofia. Avevo un professore di storia e filosofia, che era, diciamo, una persona un po' bizzarra e che mi ha fatto scoprire come incominciare a pensare la storia attraverso degli esempi, particolari che danno a pensare. Poi, come molti di noi, sono passato attraverso esperienze, diciamo, fricchettone e un mio caro amico che era, diciamo, il capovillaggio di una comune fricchettona mi ha dato in mano la Società dello Spettacolo di Guy Debord, una copia non pubblicata, era semplicemente una traduzione italiana battuta a macchina della Società dello Spettacolo di Debord. E Debord è stato uno degli autori che mi ha incominciato a cambiare la vita. Poi, dopo qualche anno, ho rivisto il mio professore del liceo, ubriaco a una sagra di paese, che mi aveva chiesto se io avevo la sua copia dell'Antiedipo di Deleuze e Guattari. Al momento non avevo ancora letto nulla di Deleuze, e però quel titolo, l'Antiedipo, mi aveva in qualche modo colpito. E da lì ho deciso di cercare i libri di Deleuze, poi sì, Deleuze è stato l'autore che mi ha cambiato la vita. Sì. È stato un incontro, diciamo, fortuito perché il mio percorso di studi è sempre stato un percorso di fughe. Mi sono lasciata convincere a iscrivermi a Scienze della Comunicazione. Mi sono laureata 5 anni in Scienze della Comunicazione, che dopo il, diciamo, secondo anno ho iniziato ad odiare. E in questo modo mi sono avvicinata agli studi teatrali. Ho fatto la tesi di laurea con un professore di storia del teatro che mi ha proposto, diciamo così, di lavorare su Foucault. Quindi diciamo che Foucault è stato forse il primo autore che mi ha fatto avvicinare alla filosofia in quanto tale, anche se poi l'autore che mi ha davvero cambiato la vita è stato Deleuze, sul quale ho fatto la tesi di dottorato. Boh, diciamo che è tutto. Diciamo che penso tutto il giorno, che ne so, devo andare a fare la spesa e cammino per la strada e comincio a pensare, arrivo nel negozio dove devo comprare qualche cosa e non mi fermo perché devo continuare a pensare e quindi poi dopo vado in un negozio successivo a comprare la stessa cosa, quindi diciamo che perdo un sacco di tempo. Beh, la filosofia nella mia vita, diciamo, ha il ruolo di compartecipe, perché come dall'inizio dei miei studi non mi piace concentrarmi su una cosa soltanto, quindi mi interesso, diciamo, agli studi sui nuovi media, mi interesso agli studi artistici, mi interesso ad altre discipline e la filosofia si lega, si intreccia con tutto quello che faccio. Beh, il più sottovalutato è Gilles Deleuze, chiaramente. E il più sopravvalutato è Slavoj Žižek. Simone Don, anche se ultimamente sta avendo la sua riscoperta, quindi quelli più sopravvalutati sono quelli che non sono filosofi e sono valutati come filosofi. Il futuro della filosofia. Non lo so, nel senso che se non stiamo attenti al presente della filosofia, il futuro forse non ci sarà nemmeno. Penso che da un certo punto di vista, almeno per le esperienze che ho avuto la fortuna di fare, la filosofia è già fuori dallo spazio accademico, o meglio, pensiero che pensa e pensiero vivo, se vogliamo usare questo termine, è al di fuori dello spazio accademico. Quando si esce fuori, perlomeno si respira un po' di possibile. Sono in tanti che hanno cominciato a parlare di fine della teoria, di inutilità della teoria, di farla finita con la teoria. Spero che nessuno li ascolti.
Per quanto riguarda il progetto Prometeo, è un progetto che finanzia, diciamo così, delle ricerche importanti a livello internazionale da svolgersi su territorio equatoriano e da portare a termine nel tempo massimo di un anno. Beh, il lavoro con Stiglitz è incominciato 3 anni fa circa, ed è una collaborazione che va dalla traduzione di suoi articoli, libri, saggi, interviste, fino alla partecipazione non solo a pubblicazioni ma anche a una condivisione, per partecipazione, condivisione e contribuzione, per usare un termine stiglitziano, di pensiero. Quindi da lì una certa fiducia riposta in quello che Stiglitz fa ci ha condotto a seguire il suo desiderio un po' pazzo, come ogni autentico desiderio dovrebbe essere, di costruire una specie di pensiero vivente e istituzionalizzato al tempo stesso, che lui ha visto una possibilità in Ecuador a Yachay Tech, che è questa università della tecnologia, che altro non sarebbe se non la possibilità di partire da concetti filosofici e intervenire nel presente della società digitale. La risposta a un desiderio che ci è nato quando entrambi ci siamo un po' scontrati con una certa ortodossia degli studi su Deleuze a livello non solo nazionale ma anche internazionale. La risposta è stata questa rivista. E chi è questa rivista? Questa rivista è composta da una serie di persone che come noi hanno sentito questa giacchetta di studioso deleuziano un po' troppo stretta. Beh, innanzitutto la deleuziana è una donna, nel senso di un personaggio concettuale donna, e se Deleuze diceva che anche le donne devono divenire donna, diciamo che lo spirito della deleuziana è che anche i deleuziani devono divenire deleuziani. Forse, magari, bisogna partire da una differenza rispetto a Deleuze per incominciare a capire che cosa Deleuze in qualche modo avrebbe voluto dire, e sbagliando a interpretare Deleuze magari si incomincia piano piano a diventare deleuziano. Se volessimo stare a Marx ridotto all'osso, si potrebbe dire che il capitalismo è un rapporto sociale. Volendo condirlo, potremmo dire che il capitalismo è un rapporto sociale mediato dalla tecnica. In realtà penso che quello che abbiamo fatto noi attraverso tantissimi autori e quello che fanno tantissimi autori è più che altro partire dal fatto che non si sa che cosa sia il capitalismo. E ognuno aggiunge un piccolo tassello quando cerca di fare un'analisi, quando cerca di fare una critica, quando denuncia un fenomeno in atto, quando mostra i segni di qualche particolare problema. È un processo di individuazione rispondere alla domanda che cos'è il capitalismo. Non ci sogneremo mai di dare una definizione, di rispondere da soli, e non ci sogneremo mai di avere una risposta. Quindi il modo in cui ragioniamo noi su questo problema è, diciamo così, un modo più relazionale, un modo di pensare che mette in relazione l'individuo con le sue possibilità, l'ambiente o il sistema collettivo, le istituzioni con le loro possibilità, e i mezzi tecnologici o tecnici anch'essi con le loro possibilità. Se si volesse pensare a Simone Donne, si potrebbe giocare la libertà individuale appunto come formula che giustamente Sara ha definito un po' idealista, idealistica, e dire piuttosto che di libertà individuale allora parliamo di libertà pre-individuale,
che appunto libertà dell'ambiente che è formato dai, diciamo, dai tre aspetti appunto di cui parlava Sara. E quindi una libertà che, come dire, viene prima di tutto quanto e che è impossibile, da giocarsi semplicemente per l'individuo. È un qualche cosa che tiene assieme tutto. E allora proviamo a lavorare per questo tipo di libertà, per una libertà preindividuale. Se poi uno può anche dire, beh, libertà preindividuale non si capisce di che cosa stai parlando. Beh, molto meglio partire da qualche cosa che non si capisce di che cosa si sta parlando, piuttosto che parlare di qualche cosa che sembra così facile per tutti, che come libertà individuale, e che poi in realtà è una grandissima menzogna. Forse è pericoloso, però appunto quando si pensa si è sempre in pericolo, si è in pericolo per se stessi e si mette in pericolo l'umanità intera se si pensa tanto. Come Deleuze e Guattari dicevano, le macchine funzionano solo guastandosi e i concetti funzionano solo guastandosi, hanno bisogno di una certa manutenzione. E la manutenzione incomincia dall'osservare i sintomi di malfunzionamento o i sintomi di affaticamento e allora lì intervenire e provare a traslare il concetto, la forza di un concetto da un momento storico ad un altro. Allora, diciamo, il mio grande sogno era essere uno skater professionista, però purtroppo, come dice Spinoza, nessuno sa cosa può un corpo e il mio corpo non poteva essere uno skater professionista. Mi piacerebbe fare l'assaggiatore di pizze. Da bambina avrei sempre voluto fare o la sportiva o l'attrice, ma la sportiva fisicamente non me lo potevo permettere e l'attrice a un certo punto mi sono talmente annoiata che ho detto, vabbè, iniziamo a pensare.